In perfetto orario, manca un minuto alle 16 di questa domenica 14 maggio 2023, sta per cominciare la partita di Bormida, una delle 5 partite della sesta giornata del campionato italiano Serie A Banca d'Alba. Un buon pomeriggio a tutti voi da Fabio Gallina, un buon pomeriggio dal nostro regista Andrea Icardi con Sebastian alla macchina da presa. Noi siamo pronti a raccontarvi questa partita che vedrà opposti i padroni di casa della Bormidese contro gli ospiti Vetreria Giacosa Spaccio Faccia Ceva in questo Sferisterio. Andiamo con la nostra sigla. Le formazioni a metà campo con i due capitani che stanno osservando l'arbitro, che è Piera Basso, il lancio della moneta. Vediamo chi sarà il primo a dare inizio all'incontro. Lo Sferisterio di Bormida sarà il capitano padrone di casa Davide Dutto, che sta raggiungendo l'area di battuta per iniziare questa partita. Andiamo con le formazioni, abbiamo una defezione per quanto riguarda i padroni di casa, non c'è Francesco Garro, problemi al dito indice destro, si è insaccato il dito nella partita precedente, credo contro il Cortemiglia, tra l'altro la vittoria della Bormidese, la straordinaria vittoria della Bormidese a Cortemiglia in casa della Marchise Nocciole, campione d'Italia in carica, si è fatto male, quindi oggi sarà sostituito da Paolo Pizzorno insieme agli altri che sono i titolari: Davide Dutto, capitano battitore, Enrico Panero nel ruolo di centrale, Danilo Mattiau da terzino al muro e Paolo Pizzorno appunto terzino al largo, con Francesco Garro non è a disposizione ma in panchina, a disposizione invece c'è Eugenio Pizzorno. I direttori tecnici sono Giorgio Caviglia e Vincenzo Navoni. La formazione della Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva. Capitano e battitore Matteo Levratto, che è ospite fino a un certo punto perché lui è proprio originario di Bormida e quindi gioca fuori casa ma in casa, o gioca in casa fuori casa. Matteo Levratto capitano battitore, Nicolas Bacino centrale, Franco Rosso terzino al muro e Pietro Gagliano terzino al largo. In panchina c'è Giorgio Poggio, direttore tecnico, non ci sono giocatori a disposizione. Come vi dicevo, la doppietta arbitrale arriva dalla Liguria, sono Piera Basso e Giovanni Sergio Olivieri. Abbiamo messo la prima caccia di questa partita intorno ai 37-38 metri. La battuta, la seconda di questo incontro di Davide Dutto. Pallone alto, volo Levratto che non colpisce bene, abbassa la palla che esce intorno ai 57-58 metri. Temperatura gradevole dopo una mattinata in cui è scesa della pioggia, non molto battente, quindi non era una pioggia copiosa, ma più che altro in piemontese si dice una rusinò, proprio una qua ha un altro termine, poi lo chiediamo anche ai locali, intanto che mettiamo la seconda caccia, la terza caccia, scusate, sulla metà campo, credo che tipo bausina o qualcosa del genere, comunque questa piovigine che era fastidiosa sicuramente, ma non ha portato problemi al campo, il campo è in perfette condizioni, forse leggermente appesantito nella parte verso il muro dove l'acqua si è fermata un po' di più in questi giorni per le piogge, ma meno male che è scesa la pioggia, sentivamo qua dietro di noi, anzi sentiamo, Mattiauda interviene, ancora Bacino che poi riesce a spuntarla, a mettere una caccia sui 20 metri, noi facciamo il primo cambio di campo della partita. Dicevo con Andrea, con il nostro regista, dicevo che è bello questo suono dell'acqua che scorre dietro questo rio che costeggia praticamente tutto il muro dello Sferisterio di Bormida, sentire quest'acqua di cui abbiamo veramente bisogno. È sicuramente un suono dolce e piacevole per le nostre orecchie. Come potete vedere ci sono tre linee, la prima è sui 5 metri, quella di avvertimento, poi c'è la seconda che è sui 6 metri ed è la linea di battuta per Davide Dutto e poi c'è la terza sui 7 metri, invece è quella che può sfruttare fino a quel punto lì Matteo Levratto, che sta per affrontare la prima battuta di questo incontro.
non passa alla metà campo, prima battuta sbagliata per il capitano del Ceva, che tra l'altro si è fermato con il piede sui 6 metri, primo 15 della partita per i padroni di casa della Bormidese. Ecco, proprio te cercavo, Gian Maria Bozzolo, detto Gibo. Questa mattina non pioveva, no. Ma cos'è che faceva? Bauginava, ma è un termine bormidese o cebano? No, zona Ceva. Zona Ceva. Ci prova Bacino, ma intanto la palla esce, quindi 30-0 per la Bormidese. Caccia sulla metà campo, la rincorsa e la battuta di Matteo Levratto. Volo Panero, palla che torna giù, deve salvarsi Levratto. Si toglie Rosso, spunta da dietro Danilo Matiauda che porta in vantaggio 40-0 la Bormidese. E adesso la possibilità per gli ospiti. Mi fa veramente strano oggi dire Matteo Levratto ospite nel suo sferisterio, nello sferisterio in cui è cresciuto. Credo sia l'unico veramente padrone di casa oggi. Ricaccia tutto. Levratto. Perdono la caccia. Non so se c'era stato un tocco, un fallo. Primo gioco per la Bormidese, un gioco netto, un gioco a zero, 1-0, Bormidese con Ceva. Comincia il secondo gioco e comincia nel modo contrario rispetto al primo, perché il primo era stato iniziato con Dutto in battuta, questa volta è Levratto che non sta battendo molto, adesso mette una caccia sulla metà campo. Saluto e ringrazio tutti voi per esservi collegati in questa domenica pomeriggio. Sferisterio di Bormida, temperatura, ecco, dicevamo del campo, il campo leggermente appesantito nella parte verso il muro, mentre da metà verso l'esterno, verso la tribuna, verso il pubblico, direi è perfetto. C'è una temperatura gradevole, siamo intorno ai 16-17 gradi e c'è un leggero per ora vento contro la battuta. Intanto che Levratto spinge questo pallone e va in fallo, 15-0 per la Bormidese. Sì, c'è un leggero vento, ma non è così fastidioso e soprattutto non è così incisivo sul gioco. È la quarta partita delle 5 di questa sesta giornata del campionato italiano di Serie A Banca d'Alba, intanto che Levratto effettua una nuova battuta. L'aspetta al salto Dutto, che colpisce con il suo mancino, lo gioca verso il muro, difficilissimo questo pallone per Levratto che se lo toglie molto bene, lì attaccato al muro, se lo trova un po' carico Dutto, torna giù la palla, ancora Levratto, questa volta però Dutto ha tutto il tempo per recuperare, per spingere giù la palla, volo Levratto che poi non colpisce bene, si tuffa Matiauda, mette una caccia sulla metà campo. Timidi applausi sono partiti su questo scambio dal pubblico di Bormida, sferisterio di Bormida che ricordiamo è tornato a giocare, anzi ha debuttato ufficialmente nella Serie A l'anno scorso, è stato anche teatro questo sferisterio di tutte le finali di Coppa Italia, abbiamo passato 3 giorni meravigliosi l'anno scorso per tutte le finali di Coppa Italia e quindi siamo tornati molto volentieri in questa stagione, tra l'altro con la conferma del capitano Davide Dutto. La battuta di Levratto completamente sbagliata oltre la rete e credo siamo 30-0 se non sbaglio, 30-0 per la Bormidese con 2 cacce che sono nei pressi della metà campo e noi aspettiamo Dutto in battuta. Ed ecco la rincorsa di Dutto, caccia che sulla metà campo sta battendo
molto il capitano della Bormidese e poi ci prova Panero col sinistro a fermare questa palla, ma non riesce nel tentativo di conquistare questa caccia che viene così conquistata. Credo, chiedo al nostro regista, credo sia il primo 15 che conquista Ceva in questa partita. Vengo anche confermato, se dico qualche cosa che non va, alzi la mano e io mi correggo. Grazie. Seguiamo la battuta di Dutto, anche questa caccia è poco oltre la metà campo, al salto Levrato, ben battuto questo pallone, e qua Dutto se lo trova sul destro, l'ha giocato bene Levrato, ha giocato la palla direttamente, molto all'esterno, Dutto essendo un mancino non può farci nulla su questa palla e si equilibra il secondo gioco dal 30-0 Bormidese, 30 pari. Vi dicevo che questa è la quarta delle 5 partite della sesta giornata della Serie A Banca d'Alba, l'altra si doveva giocare oggi, l'ultima, anzi era la penultima perché questa era l'ultima in ordine di tempo, a Canale non si gioca, la partita è stata rinviata domani sera per campo impraticabile ed è stata già rinviata nella mattinata di oggi, vi avevamo informato. Intanto bellissimo questo intervento di Enrico Panero su un pallone tutt'altro che facile, questi palloni alti circa un metro da terra e così veloci per i terzini e soprattutto per i centrali non sono assolutamente facili, si è accontentato, l'ha chiuso bene verso il muro e ha messo una caccia intorno ai 60 metri. Vi dicevo quindi la partita di Canale tra la BFM Macchine Agricole Canalese e la Marchise Nocciole Corte Miglia è stata rinviata a domani sera con fischio d'inizio alle 20:30, sarà quella la partita che chiuderà il sesto turno, ma attenzione, domani sera comincerà già il settimo turno, la settima giornata, il primo turno infrasettimanale della Serie A, domani sera si giocherà anche ad Alba, dove la Pallapugno Albeisa attualmente è la leader, in quanto ha già giocato la partita di questo turno ed è a 5 punti in testa della classifica, Pallapugno Albeisa di Paolo Vacchetto contro l'Acqua San Bernardo San Biagio di Andrea Pettavino. Andrea Pettavino che in questo turno ha battuto la Subalcuneo, eccolo qua il foglio, ha battuto la Subalcuneo che schierava in battuta Roberto Corino al posto dell'infortunato Marco Battaglino, al quale facciamo un augurio di pronta guarigione, dovrà restare fermo ancora per alcune settimane il capitano dell'Acqua San Bernardo Subalcuneo, facciamo veramente un in bocca al lupo a Marco Battaglino perché possa tornare prima possibile in campo. La battuta di Levrato, non felicissima questa battuta, può approfittare Dutto, lo gioca verso il muro, ancora Levrato che poi non riesce a coordinarsi bene, a colpire il pallone e a spingere questo pallone oltre alla caccia, portando così il 15 in casa Bormidese che passa a condurre 40-30, adesso abbiamo la caccia sui 40. Pallapugno Albeisa che dicevo gioca anche domani sera contro San Biagio che aveva vinto contro Cuneo e Pallapugno Albeisa che invece al Mermet ha sconfitto la Virtus Langhe di Barroero 9-4. Tanto ci giochiamo questa caccia, battuta cortissima, non può battere così Levrato, soprattutto qui nel suo sferisterio dove è cresciuto. E poi mano aperta di Danilo Matiauda, fa il suo dovere, il terzino al muro della Bormidese, mano aperta, spinge il pallone davanti alla caccia, conquista un 15 e soprattutto conquista il gioco. Bormidese 2, Ceva 0. L'altra partita, dicevamo ieri sera a Castagnole delle Lanze, l'araldica Castagnole delle Lanze di Enrico Parussa è stata sconfitta 9-5 dalla Olio Roy Acqua San Bernardo Imperiese. Si gioca da meno di un quarto d'ora qui allo Sferisterio di Bormida, i padroni di casa della Bormidese in maglia blu e pantaloncini bianchi, conduce 2-0 con la formazione di Ceva, griffata Vetrerie Giacosa e Spaccio Faccia, 2-0 il vantaggio. Comincia il gioco numero 3, andiamo a vedere quante cacce riusciremo a mettere, bella questa dovremmo metterla, intanto c'è questo batti e ribatti e poi ancora Dutto,
viene un po' imballato da Pizzorno, vede il pallone dopo, non riesce a fermarlo, recupera un buon pallone, Davide Dutto, che riesce a mettere una caccia sui 40 metri. La battuta di Levratto, questa è una bella battuta, ricaccia Dutto e anche gioca bene questo pallone lì, mette un'altra caccia, vediamo dove, siamo più o meno nei pressi della numero 1, un po' prima, 20 centimetri prima. Questa però è stata una buona battuta di Matteo Levratto, queste sono le battute che deve fare. Tra l'altro ricordiamo che Bormida è in provincia di Savona, è uno sferisterio ligure ma ha la battuta alla piemontese con il muro a sinistra, battuta da dimenticare per Levratto, vediamo se ne approfitta Panero, volo Levratto, Pizzorno, perde qualche metro Paolo Pizzorno, caccia sui 47 metri. Ricordiamo che Paolo Pizzorno, classe 1973, lo dico perché siamo di leva e quindi non... mi fa piacere vedere un quasi cinquantenne in campo, non è però il terzino titolare è Francesco Garro che oggi è a riposo, magari poi lo sentiremo, approfittiamo di un time out o di un tra il primo secondo tempo, ci facciamo spiegare che cosa ha combinato, cosa gli è successo al dito indice destro a Francesco Garro. Dutto è tornato in battuta, la prima caccia sui 40 metri. Battuta meravigliosa di Davide Dutto che costringe al fallo Levratto, palla sulle piante, 15-0. Seconda caccia, è sempre lì intorno ai 40 metri, altra battuta di Dutto, palla che va ad attaccarsi al muro, difficile per Levratto che riesce però ancora a staccare questo pallone, e ancora Dutto, ben giocato questo pallone, ancora Levratto, abbassa, corrono avanti, fermano davanti alla caccia, 30-0 Bormidese. Altra battuta di Dutto, a caccia sui 47 metri, ci prova, sbaglia però, completamente mira il capitano della Bormidese, ha provato una battuta al largo, non molto profonda, ma una battuta al largo davanti alla caccia, essendo un mancino può fare queste cose in un campo con la battuta alla piemontese, il 15 che viene così, beh, 2-0, 30-0, puoi provare nel modo più assoluto a fare queste cose, poi se ti scappa, come in questo caso, regali il 15 all'avversario. L'avversario che può pareggiare i conti perché ha una caccia favorevole, anche se Dutto ci prova. E poi Dutto gioca questa palla e ci mette dolcemente la mano Franco Rosso, appoggia questa palla, un tocco piano per il 30 pari. 2-0, 30 pari. Torniamo in fase piazzamento caccia, bacino, Panero, Rosso, la palla sguscia via, caccia sui 57-58 metri. Caccia numero uno, vediamo se mettiamo anche la seconda. Intanto un saluto a tutti voi che ci state seguendo, anche a chi ci sta
scrivendo e commentando sulla chat dal vivo del nostro canale YouTube. Purtroppo non riesco a vedere sempre tutti i commenti, me li guardo poi alla sera, devo dire, me li leggo con piacere. Tanto che Bacino colpisce questo pallone, mi sa che la seconda caccia non la mettiamo. Ci sta ancora Levratto, sì, la mettiamo, però molto lassù in cima. Paolo Pizzorno costretto ad uno stacco, ad una fuga per andare a fermare questo pallone con una caccia lassù in cima. Vediamo se Adutto riesce il colpo per allungare ancora. Panero, Bacino, Mattiauda, alla fine perdono questa caccia. Hanno pasticciato questa volta i giocatori di casa, i bormidesi pasticciano, ne approfittano lì davanti con le zampate i giocatori del Ceva che conquistano questa caccia e vanno in vantaggio per la prima volta in un gioco, naturalmente, il Ceva che passa a condurre 40-30, ma la caccia che deve cercare di conquistare adesso Matteo Levratto insieme ai suoi compagni è sicuramente quasi impossibile, anche se deve provarci, e ci prova Matteo Levratto con la sua battuta. Questa volta è Dutto a ricacciare, un missile terra-aria sul quale né Rosso e né Bacino riescono ad intervenire, 40 pari, e pertanto il primo gioco che si deciderà i vantaggi è il numero 3, dopo il primo risolto praticamente a zero, e il secondo c'è stato forse un 15 o 2, no, 2-15, eravamo sul 30 pari nel secondo. La battuta di Levratto, ricaccia Dutto, ferma sui 22 metri Levratto. Abbiamo un elicottero proprio sopra le nostre teste, lo vedi Sebastian? Guarda, è proprio su di noi. Spero non voglia atterrare nello sferisterio. Che elicottero è? La battuta di Levratto. Panero. Caccia al mezzo. Sembra che voglia guardarsi la partita. Andrea, è probabilmente un elicottero di portoghesi. Che... Sì? Ah, la telecamera, allora stanno facendo delle riprese. Per non pagare il biglietto guardano la partita di là. Anche se sta tornando. Parlo dopo perché non riesco a parlare con questo rumore. Ah no, sta facendo... Anche se il discorso dei portoghesi, ne avevamo già parlato, non è riferito ai portoghesi, ma siamo noi italiani che ci siamo spacciati per portoghesi per entrare in un'ambasciata portoghese, ci siamo spacciati per portoghesi e allora da lì il termine portoghesi, però in realtà di questa cosa i portoghesi non c'entrano assolutamente nulla, siamo sempre noi italiani a farci riconoscere nel mondo, ma è il nostro pregio e a volte anche difetto, però comunque. Giochiamoci la prima caccia, l'elicottero anche sopra lo sferisterio non l'avevo ancora visto in 14 edizioni di Serie A che ho il piacere di commentare con questi microfoni. Sbaglia completamente Levratto il suo ricaccio, vantaggio bormidese. Volevo aggiornarvi anche di una partita di Serie B, perché si sta giocando, anzi siamo ormai addirittura d'arrivo, partita è cominciata alle 15 a Pieve di Teco. Il Pieve di Teco di Molli sta vincendo 8-2 con la BCC Pianfei Pro Paschese di Faccenda. Caccia poco oltre la metà campo, la battuta di Dutto, Levratto, sbaglia anche questa volta, secondo fallo di fila per il capitano del Ceva e quindi gioco ancora per la Bormidese che passa così a condurre 3-0.
La prima battuta di Dutto, battuta a largo, ricaccia Levratto, Panero, e poi perdono ancora qualche metro la caccia che va lassù sui 65 metri. Per chi si fosse sintonizzato da poco, vede in campo Paolo Pizzorno, terzino laterale della Bormidese, sostituisce Francesco Garro che si è insaccato nella partita di Cortemiglia il dito indice destro e quindi è fasciato, ha il dito steccato, non può giocare, sostituito da Paolo Pizzorno, il resto è tutto titolare, con Danilo Mattiauda al muro che sta dicendo al suo capitano di alzare il pallone, probabilmente perché sente un po' di vento a favore, ricaccia bene questa volta Levratto, ancora Dutto, Levratto al volo, sbaglia ancora una volta il capitano del Ceva che regala un 15 alla Bormidese. Formazione titolare invece per quanto riguarda i Cebani, non ho citato Enrico Panero, il centrale insieme a Danilo Mattiauda, insieme a Davide Dutto, a Paolo Pizzorno, i quattro moschettieri della Bormidese. I quattro invece del Ceva, appunto titolari, Matteo Levratto, Nicolas Baccino, Franco Rosso e Pietro Gagliano. La battuta di Dutto, si toglie Rosso, si toglie Baccino, colpisce Levratto, corre avanti Pizzorno. La battuta insidiosa del capitano della Bormidese. Bormidese che ha 3 punti in classifica, ha la possibilità, in caso di vittoria qui a Bormi da oggi, di raggiungere al secondo posto a quota 4 punti la Olio Roy Acqua San Bernardo Imperiese, che ha giocato ieri sera, e la Marchisio Nocciole Cortemiglia, anche se Massimo Vacchetto, i campioni d'Italia, hanno una partita in meno in quanto giocheranno domani sera a Canale il recupero della partita non disputata oggi. La battuta di Levratto a largo, ricaccia Gagliano, Mattiauda, Rosso, Mattiauda, Baccino, Pizzorno, caccia ai 50 metri. Abbiamo un 15-0 per la Bormidese, 3 cacce messe che sono tutte nella metà campo dei padroni di casa che hanno buone possibilità di allungare ancora e di fare male, ma lo vedremo tra poco con Matteo Levratto in battuta. Si torna a giocare, intanto saluto anche il presidente del Cortemiglia, Marchisio Nocciole Cortemiglia, Francesco Bodrito, che si sta mangiando un fazzino. Dicono fazzino. Che non ha nulla a che vedere con Diego Fazzone, che è sono due cose diverse. Uno è direttore tecnico dell'Acqua San Bernardo San Biagio, le altre sono delle specie di focaccine con prosciutto molto molto buone. Mi fai venire fame, Francesco. Specialità di Bormida. Dicono specialità, sì, di Bormida. Intanto la caccia è stata conquistata dalla Bormidese che allunga 30-0, ne approfitto visto che c'è il presidente del Cortemiglia per ricordarvi ancora una volta che la partita che si doveva giocare oggi a Canale è stata rinviata. Mamma mia che ricaccio di Dutto. Pallone difficilissimo da intercettare. 40-0, quindi la partita che il Cortemiglia andrà a giocare domani sera, tempo permettendo naturalmente, domani sera alle 20:30 a Canale. Altra caccia sui 50 metri, altra caccia favorevole ai padroni di casa che possono dare un'altra mazzata secca al Ceva. Mamma mia, sto pallone si è alzato tantissimo, ma arriva fino ai 5 metri. Ancora Levratto, volo Dutto e finisce qua il gioco con un gioco a zero, un gioco pesante dopo il time out. Non è servito il time out ai Cebani per tornare in corsa, almeno per il momento. 4-0 il vantaggio della Bormidese con il Ceva qui a Bormida. Si riparte, quinto gioco, battuta di Levratto. Sbaglia completamente il colpo il capitano del Ceva, 15-0 per la Bormidese. Poi chiedo al nostro regista se preferisce oggi che ti parlo del trattorino oppure della sparapalloni. Sparapalloni, allora poi facciamo uno speciale sullo sparapalloni, anche perché uno che spara
si può dire minchiate, si può dire, spara minchiate tutto il giorno, che presenta la spara pallone, direi che secondo me facciamo il picco d'ascolto. Non come magari un'intervista al volo potrebbe essere. Preparatevi perché potrebbe all'improvviso apparire anche il volo a Bormida. Viaggio fino a Bormida. La battuta di Levratto, altro errore del capitano, altro errore del capitano ospite, 30-0. Una caccia l'abbiamo messa, ne rimane da mettere ancora una. Intanto benvenuti in diretta Giovanni Voletti, uno dei due DT del Corte Emilia, l'altro è Gianni Rigo. Gianni Rigo, in realtà tu sei il maestro, sei ancora il maestro anche nel 2023? Ma io penso di sì, insomma questa qua è una nomina che è stata data all'epoca e spero ad honorem. Ad honorem, bravo, e spero che sia sempre eterna, diciamo, nel mondo della pallapugno, anche quando un domani si dovrà dire anche basta da fare il mister. Sì, mi stanno volando via i fogli, quindi scusami, devo recuperare tutti i miei fogli, altrimenti... Andiamo a giocarci la prima caccia, siamo con il... 30-0 se non sbaglio, sì, 30-0 per la Bormidese, la battuta di Dutto, la caccia è qua sui piedi, altro fallo oltre la rete di Levratto, 40-0. Sinceramente lo dico al volo che è qua vicino a me, mi aspettavo un inizio di partita più equilibrato, soprattutto con un giocatore come Matteo Levratto, che è nato e cresciuto in questo paese, in questo sferisterio. Eh beh, io sì, io penso che come giocatore sia validissimo per poter fare la categoria. Il problema è che io sono arrivato che erano già sul 4-0, essere sincero non ho visto tutti gli scambi prima. Dovevi partire prima allora per vedere, altrimenti la battuta di Dutto, che battuta tra l'altro che ha fatto Dutto. Anche questo gioco a zero per la formazione della Bormidese, che allunga ancora 5-0 il vantaggio dei padroni di casa sul Ceva, ma vorrei veramente sottolineare la battuta che ha fatto Davide Dutto, tra l'altro un mancino con la battuta alla piemontese, un pallone che è sceso a fil di rete, ha quasi sfiorato praticamente la parte superiore della rete e poi è sceso proprio lì, sul quale Matteo Levratto non ha potuto far altro che alzare bandiera bianca. 5-0 il vantaggio della Bormidese, andiamo a giocarci il gioco numero 6, parte ancora in battuta Dutto, pallone al largo, ancora Levratto, ancora un fallo al largo. Parte nuovamente Dutto, altra battuta, facciamo delle battute meravigliose, il capitano della Bormidese, abbassa la palla Levratto, non ci arriva né Pizzorno e nemmeno Panero, caccia sui 10 metri. La battuta di Dutto, intanto che vi segnalo il finale della Serie B a Pieve di Teco. Il Pieve di Teco di Molli batte 9-2 la Propaschese di Faccenda. BCC Pianfei Propaschese. Panero di braccialetto, non ci arriva più nessuno. Caccia lassù in cima. 5-0 il vantaggio della Bormidese, già un 15-0 in questo sesto gioco. Due cacce messe, vediamo se andremo a mettere anche la terza. Ho salutato Domenico Adriano, che è anche consigliere federale, oltre ad essere presidente della Virtus Lang, saluto anche Fabrizio Coccino, anche lui ci sta seguendo in questa domenica pomeriggio, vicepresidente vicario della Federazione Italiana Pallapugno. Intanto abbiamo messo la terza caccia sulla metà campo e noi andiamo e attendiamo in battuta Matteo Levratto. Trofeo Banca d'Alba, come sempre un saluto
a tutti gli amici del nostro sponsor, main sponsor Banca d'Alba, il presidente Tino Cornaglia, insieme naturalmente agli amici di Siscom, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, sempre al fianco della federazione. Dutto, mamma mia, il pallone che tocca salendo la parte superiore della rete ed esce, credo sia il primo fallo che fa oltre la rete Davide Dutto, 15 pari. Ed è il secondo fallo che fa, credo, no, il terzo, perché ha fatto un fallo oltre la rete, aveva fatto quello in battuta al largo e il primo della partita che non aveva oltrepassato in battuta la linea di metà campo. Direi che invece mi dispiace, perché oltretutto è un amico, gli voglio anche bene, a Matteo Levrato, ma ormai ho perso il conto dei suoi falli. La battuta di Levrato, Dutto, Rosso, Franco Rosso che manda la palla sul fondo, 30-15. E di Rosso, di Franco Rosso, ho una chicca che mi arriva, se la trovo, mi sa che ho perso il foglio. Una chicca che mi arriva da Mario Pasquale. Cioè ce l'avevo perché ho perso il foglio. Vabbè, lo cercherò. La battuta di Levrato, al salto Dutto, bacino, Pizzorno, Levrato, altro fallo di Levrato. Perde questa caccia il capitano ospite, quindi siamo 30 pari. La battuta di Levrato, Panero, Gagliano, e ancora Panero, Levrato deve salvarsi, gioca a largo, scivola, ancora Dutto, ancora Levrato, Dutto si trova un pallone bruttissimo e si salva proprio in zona Cesarini, proprio al limite. E mette ancora una bella caccia sui 44 metri. Levrato che tra l'altro è anche scivolato mentre cercava di colpire un pallone. Avevo una chicca, ve lo giuro, me l'ero segnato da qualche parte. Avevo un foglio e l'ho perso, perché c'è un po' di vento. Andrea, ho lasciato un foglio lì sopra per caso? Era sui nomi, perché è Rosso. Dal 1912 a oggi il cognome Rosso è quello che è più presente nella storia della pallapugno. Parliamo naturalmente di numeri di giocatori con il cognome Rosso. Dutto, si perde un po' il pallone, ferma poi Rosso una caccia sui 55 metri. Cambio campo. Dutto tornato in battuta. 30 pari, la caccia è sulla metà campo e sbaglia nuovamente Levrato. Altro regalo, un gioco che era praticamente quasi o comunque lanciato verso il Ceva, doveva essere il primo gioco, ma in realtà mi sa che non si riesce a togliere questo zero dal punteggio cebano. Intanto è ufficiale, ho perso il foglio, a meno che non l'abbia lasciato in macchina, lo cercherò. Vediamo, intanto giochiamoci questa caccia. La battuta di Dutto a largo, Levrato, colpisce bene, ancora Dutto che poi sbaglia lui. Fallo, però che cartella che ci ha tirato Dutto su questo pallone. 40 pari, si va ai vantaggi, al vantaggio. Per quanto riguarda i due capitani, Dutto è un classe 1995, festeggerà 28 anni il prossimo 9 dicembre, quindi attualmente ha 27 anni, ha 9 anni in più Matteo Levrato, classe 1986, nato invece a ottobre, l'11 ottobre, festeggerà appunto 37 anni il prossimo 11 ottobre, il battitore
della Ceva Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia. Mentre, come vi dicevo, Dutto, 28 anni poi a dicembre. Entrambi hanno scelto in questa stagione di portare il numero classico del capitano della pallapugno, che è il numero 1. La prima caccia l'abbiamo messa sui 47 metri, la battuta di Dutto, la risposta al volo di Levrato, abbassa questo pallone, la palla passa, non ci arriva Matiauda, ferma Dutto una caccia al 15. Cambio di campo. E intanto che Levrato è tornato in area di battuta, ho una comunicazione ufficiale. Vedo che quando parlo di ufficiale il nostro regista, che si sta mangiando un fazzino, alza le antenne. Ho trovato il foglio. La battuta di Levrato. Panero. Bacino. Questa volta è Nicolas Bacino a mettere il pugno e a prendere questa caccia, a portare in vantaggio il Ceva 40-30, che adesso ha una caccia sui piedi, non deve assolutamente sbagliare Matteo Levrato se vuole portare a casa questo gioco e togliersi dallo zero e quindi andare su un parziale di 5-1. Nicolas Bacino, classe 1997, ha compiuto 26 anni lo scorso 16 di febbraio, numero sulla maglia, come vedete, numero 2. Ricaccia Panero, questa va in fallo. Fallo, gioco per Ceva. 51 minuti di gioco qui a Bormida. Primo gioco della formazione ospite. Il sesto gioco si chiude a favore del Ceva e quindi toglie lo zero dal punteggio. Bormidese 5, Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva 1. E quello che andiamo a vivere insieme sarà il penultimo gioco del primo tempo. Tanto che andiamo a mettere le cacce, vi parlo appunto dei nomi. Quest'anno ultimamente Mario Pasquale, che tra l'altro salutiamo e ringraziamo sia per le telecronache che coordina e commenta dallo sferisterio di Cuneo quando non andiamo noi. Noi come federazione giriamo tutti gli sferisteri, infatti questo è il sesto sferisterio di quest'anno dall'inizio di questa avventura, in realtà il settimo, perché avevamo fatto già anche lo sferisterio di Ceva in occasione della Supercoppa a inizio stagione. Mario Pasquale invece lui cura le telecronache della Subalcuneo, dell'Acqua San Bernardo Subalcuneo, quindi lo ringraziamo per questo e anche per i numeri, per le statistiche, per le classifiche, insomma. E adesso ha tirato fuori appunto questa curiosità che in totale dal 1912 a oggi sono 930 i giocatori che hanno calcato gli sferisteri della Serie A. E su questi 930 il cognome più diffuso, come vi dicevo, intanto che Levrato piazza questo pallone, mette la seconda caccia lassù in cima, il cognome più diffuso è Rosso, con 10 Rosso nella storia della pallapugno, tra cui anche Franco Rosso, che è in campo, terzino al muro del Ceva. Nella seconda posizione della classifica troviamo i Giordano, sono 9. 8 i Corino, i Dutto, di cui ne abbiamo uno in campo, capitano della Bormidese, sono 7, come i Gagliano, i Grasso, i Gili e i Marchisio. Abbiamo 6 Papone e poi 5 Barbero, Botto, Bracco, Danna, Garbarino, Marengo e Novaro. Dutto ricaccia questa palla, Levrato. Dutto al distacco, Bacino. Vai sul fondo la palla, intra fondo campo di Nicolas Bacino, 15-0 per Ceva. E che poi ha due cacce buone lassù in cima e quindi tentativo di rimonta per la formazione ospite, sotto 5-0, adesso 5-1. Battuta di Levrato, corta, Panero corre avanti, ci arriva ancora, sbaglia, manda la palla tra il pubblico,
Pertanto siamo sul 30-0 per Ceva e due cacce sui piedi per Levratto e compagni. Dutto è tornato in battuta, deve spingere tantissimo questa palla, le cacce sono lassù in cima, ci prova il capitano della Bormidese, volo bacino, corre avanti Dutto e così però perdi il... No, non lo perdi perché Dutto è arrivato molto in ritardo su questo pallone. Se Davide Dutto parte subito può fare veramente male su questa palla. È chiaro che in vantaggio 5-1 puoi rifiatare un attimo, ma sta tornando e sta alzando lo sguardo al cielo il capitano della Bormidese. Secondo me sta proprio pensando al fatto che se dava una pedalata in più, usando un termine ciclistico, visto che in questi giorni si sta anche correndo il Giro d'Italia, poteva arrivare su questo pallone e fare un brutto scherzo, ma soprattutto un intra, o come si dice in Liguria, un celu con un 15 diretto. Fischia l'arbitro, la caccia lassù in cima, l'arbitro è Piera Basso, con lei c'è Sergio Giovanni Olivieri, pronto a battere Dutto, lascia andare il braccio, il capitano della Bormidese, il pallone vola alto nel cielo di Bormida, bacino e conquista il secondo gioco consecutivo, la Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva. E così, visto che stiamo per giocarci l'ultimo gioco del primo tempo, i direttori tecnici della Bormidese, Vincenzo Navoni e Giorgio Caviglia, chiedono time out. Si è chiuso il time out, l'ultimo a disposizione, sta per cominciare l'ultimo gioco del primo tempo. Naturalmente questa partita di pallapugno vale la sesta giornata del campionato italiano Serie A Banca d'Alba, Bormidese contro Ceva, con i padroni di casa in vantaggio 5-2, 5-0, 5-2 il parziale dei giochi. La battuta di Dutto, ricaccia non benissimo Rosso, la palla rimane lì, corre avanti Panero, guarda il pallone, lo colpisce e lo manda sui tetti della struttura dove ci sono spogliatoi, bar, biglietteria dello sferisterio di Bormida. 15-0 per la Bormidese. E visto che abbiamo parlato prima del centrale Nicola Sbaccino di Ceva, vi diamo anche due info sul centrale della Bormidese che ha fatto questo fondocampo conquistando un 15 diretto, Enrico Panero, classe 1993, farà cifra tonda 30 anni il prossimo 26 di luglio, anche lui sulla maglia, il numero 2. Tra l'altro sono due squadre che hanno scelto i numeri classici, quindi non stiamo lì a farne un colossal, in quanto tutti hanno scelto, i titolari naturalmente, i numeri dall'1 al 4 in base a capitano battitore centrale, terzino al muro il numero 3, terzino laterale al 4. L'unico che si distingue, perché non è appunto titolare, è Paolo Pizzorno, che invece ha il numero 73, che è l'anno, il suo anno di nascita. Altra battuta di Dutto. Battuta al largo, che battuta che ha fatto Davide Dutto, mamma mia. Questa sarebbe una battuta sulla quale qualunque giocatore avversario avrebbe fatto fatica e ha dovuto accontentarsi di mettere comunque una caccia sui 55 metri. 15-0 per la Bormidese, due cacce messe, andiamo a vedere, a scoprire insieme se metteremo anche la terza. La rincorsa e la battuta di Davide Dutto. Ben battuto questo pallone, ricaccia Rosso, palla che girerà molto dentro, Panero, Levratto al salto, preferisce il colpo al salto Dutto, spinge sulla palla, Levratto quasi alle corde, palla che rimane in campo dai 20 metri Dutto, gioca benissimo questa palla il capitano della Bormidese, poi Levratto ammazza lì questo pallone, ferma Mattiau da una caccia sui 55 metri. Tre cacce messe, cambio campo. Caccia poco prima della metà campo, siamo intorno ai 42-43 metri. La battuta di Levratto, direi una battuta talmente corta da dimenticare, ma alla fine la spuntano i Cebani.
sbaglia battuta completamente Levratto, ma i suoi gli tolgono, come si dice in questo caso, le castagne dal fuoco e gli salvano questa caccia, pareggiando così i 15 pari. Altro modo di dire, togliere le castagne dal fuoco, che poi c'entrerà qualcosa con i ricci. Ah, quello è per noi, siamo mica qua a fare la punta ai ricci. Mamma mia, che ricaccio Panero, bravo anche Levratto, ancora Panero, sto pallone cresceva in un modo impressionante. La spuntano i bormidesi, 30-15. Come si chiamano, Andrea, gli aculei dei ricci? A fare la punta agli aculei dei ricci. I ricci che tra l'altro sono specie protetta, ricordiamo, quindi non tocchiamoli nel modo più assoluto. Caccia sui 47 metri, la battuta di Levratto, Dutto, pallone torna giù, Levratto dai 20 metri, ci prova, il capitano diceva, ancora Dutto, mamma mia che ricaccio, e ancora Levratto di mancino, alla fine la spunta! La spuntano i Cebani e pareggiano i conti, 30 pari. Andiamo a vedere quante cacce riusciremo a mettere su questo 30 pari. Battuta appena oltre la metà campo di Levratto, ricaccia Matiauda e poi ferma bacino, caccia di 35 metri. Saluto anche il mio capitano, ciao Patrick, capitano della Neivese in C2, Patrick Secco, che già si sta portando avanti col lavoro. Saluto anche a Stefano Dogliotti, campione d'Italia di pallapugno nel 1997 con i colori di Spigno Monferrato. Sbaglia, questa volta invece rosso. Fallo a largo. 40-30 per la Bormidese, una caccia sui 25 metri. Vediamo se Dutto chiude il primo tempo quando sono le 17:07. Vediamo la palla che scherzo farà, va ad attaccarsi un po' al muro, ci sta al doppio, si chiude il primo tempo. Poco più di 1:05, Sferisterio di Bormida. L'andamento dei giochi ha visto 5-0 per la Bormidese, due giochi per Ceva e quindi siamo andati 5-2 e poi l'ultimo gioco del primo tempo, nuovamente ad appannaggio dei padroni di casa che chiudono così il primo tempo sul 6-2. 10 minuti di stop, si va negli spogliatoi a darsi una rinfrescata, anche perché clima particolarmente gradevole. 17:18, Sferisterio di Bormida, si riparte nel secondo tempo con una meravigliosa battuta di Davide Dutto, lunga e a largo, e fallo di Matteo Levratto, ennesimo fallo del capitano del Ceva, che regala il primo 15 del secondo tempo alla Bormidese, padrone di casa. Bormidese che ha dominato in lungo e in largo il primo tempo, 5-0 il parziale, poi due giochi per Ceva, 5-2, 6-2 a fine primo tempo. La battuta di Dutto, ricaccia bacino, Matiauda, bacino, commette forse, chiedono fallo, ma dice che era al doppio, segna la caccia l'arbitro. Pierabasso, abbiamo una doppietta di arbitri che arrivano dalla Liguria, Pierabasso e Sergio Giovanni Olivieri. Saluto anche il nostro coordinatore Luca Giaccone che ci segue, che mi ha segnalato che nel primo tempo ho detto il zero anziché lo zero, non gli scappa assolutamente nulla. Ma un minimo di analfabetismo è insito dentro di noi.
in ognuno di noi, insito in ognuno di noi. Altra caccia lassù in cima. Credo sia la caccia numero 2. Abbiamo un 15-0 di vantaggio per la Bormidese. La battuta di Dutto. Dutto che batte dai 6 metri, gode di un metro di vantaggio in battuta. Matteo Levrato che può arrivare fino ai 7 metri. Dutto, che altro pallone spettacolare. Levrato che gioca e si salva contro il muro mettendo una caccia sui 47 metri. Con la Bormidese in vantaggio 6-2 con il Ceva e un 30-0 sempre per la Bormidese. La battuta di Levratto, palla che tocca la rete. Dutto questa volta lui a sbagliare, a commettere fallo. 15 per il Ceva. Battuta di Levratto, sbagliata, oltre la rete. 40-15 per la Bormidese. E Mario Pasquale ci segnala che questa volta ha fatto la classifica dei cognomi, ma la prossima volta ci prepara quella dei nomi propri. Battuta di Levratto, Panero, Rosso. Questa volta è Franco Rosso a mettere la sua sigla sull'intra, sul fondo campo, su un 15 diretto per Ceva che accorcia le distanze, 40-30 per la Bormidese. La battuta di Levratto. Volo Panero, commette fallo questa volta Pietro Gagliano. Errore del terzino laterale del Ceva che regala un gioco così alla Bormidese. Primo gioco del secondo tempo, appannaggio dei padroni di casa che allungano ancora. 5-0, 5-2, 6-2 fine primo tempo, 7-2 in questo inizio di ripresa. Due giochi separano la Bormidese dal quarto punto stagionale, un quarto punto che vorrebbe dire l'aggancio al secondo posto a Cortemiglia e a Imperiese, ad una lunghezza dalla palla pugno al base. Bellissimo ricaccio di Davide Dutto, ci prova ancora Levratto che poi sbraccia e manda la palla in fallo al largo. E anche questo gioco comincia con un 15 di vantaggio per la Bormidese e comincia un 15 di vantaggio grazie a un fallo di Matteo Levratto. Pietro Gagliano, parliamo dei terzini laterali. Pietro Gagliano è un 2001, compirà 22 anni il prossimo 16 di novembre. Sulla maglia lui ha il numero 15, ho detto una fesseria prima. Ho detto che aveva il 4, invece ha il 15. Bellissimo questo scambio e alla fine la spunta Matteo Levratto che costringe a mettere una caccia lassù in cima a Davide Dutto. Siamo intorno agli 80 metri, 77-78 metri. Si chiedo scusa, Pietro Gagliano ha il 15 come numero sulla maglia.
Franco Rosso il 3, 1 e 2 per Levratto e Bacino. Come dicevo appunto, Pietro Gagliano è un classe 2001, 16 novembre del 2001, compirà 22 anni il prossimo 16 novembre, mentre in battuta adesso c'è il suo capitano Matteo Levratto. Sbaglia fino a un certo punto, perché alla fine passa la metà campo, vediamo se riesce ancora a salvarsi su questo pallone. Dutto, volo Levratto e manda la palla lassù in cima, volo Dutto, Bacino, si salva ancora Dutto, no, va in intra, intra di Nicolas Bacino. Il 15 alla formazione ospite del Ceva. Da domani partirà il primo turno infrasettimanale della Serie A Banca d'Alba, si giocherà lunedì, una partita domani sera si giocherà ad Alba, oltre a quella di Canale, il recupero della partita non giocata oggi tra la Canalese e il Corte Emilia, domani sera alle 20.30 si giocherà ad Alba con Pallapugno Albesa contro San Biagio. Mercoledì sera tre le partite in programma alle 20.30, Dolcedo, Corte Emilia e Ceva, a Dolcedo si affronteranno Imperiese e Subalcuneo, a Corte Emilia il Corte Emilia contro l'Araldica Castagnole Lanze e a Ceva, Ceva contro Canalese. Mentre giovedì sera si completerà il primo turno infrasettimanale a Dogliani con la partita Virtus Langhe Bormidese. E poi da sabato, tra sabato e lunedì prossimi, già l'ottava giornata della Serie A Banca d'Alba. Levratto spinge su questa palla, Dutto la guarda, la colpisce, sbaglia, manda la palla in fallo oltre la rete. Situazione che vede un 30-15 di vantaggio per il Ceva in questo decimo gioco della partita, con due cacce messe che sono favorevoli agli ospiti. Vedremo cosa succederà dopo il cambio di campo. Il fischio dell'arbitro, la battuta di Davide Dutto. Battuta a largo, profonda, ricaccia Bacino, non ci arriva Panero, la caccia era lassù in cima. Bravo comunque il capitano della Bormidese a provarci con una meravigliosa battuta, alta, profonda e anche a largo. E bravo naturalmente il giocatore del Ceva a metterci il pugno e a prendere questa caccia, andare così in vantaggio 40-15. Altra caccia favorevole alla formazione ospite, vediamo se riesce a chiudere questo gioco, andare a 3 Levratto e compagni. Corre avanti Dutto, da lì può fare un saluto con la palla sul fondo. Davide Dutto che va a conquistare una caccia che era favorevole a Ceva, e quindi 40-30 per la formazione delle vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva. Battuta di Dutto, a largo, Gagliano, Pizzorno, ferma poi Panero, una caccia sui 30 metri. Ecco la battuta di Levratto, abbiamo la caccia qui sui 30 metri. Volo Dutto, la palla torna giù, ci sta ancora Levratto al volo, che poi non colpisce bene, Panero. E alla fine la spuntano i Cebani. Nicolas Bacino riesce ad intercettare molto bene questo pallone, Pizzorno si butta avanti ma non basta, Paolo Pizzorno, e quindi gioco per il Ceva che
conquista così il suo terzo gioco e si porta sul 7-3 il vantaggio della Bormidese qui allo Sferisterio di Bormida quando si gioca da un'ora e mezza. Mentre va a cominciare l'undicesimo gioco, volevo segnalarvi una cosa molto carina che succederà domani a 12:15 al Grattacielo Piemonte. Siamo nel nuovo grattacielo della regione Piemonte a Torino. Il presidente Alberto Cirio premierà la delegazione italiana di pallapugno, quindi ci saranno i giocatori Massimo e Paolo Vacchetto, Roberto Corino, Enrico Rinaldi, Marco Battaglino, Enrico Parussa, Filippo Rei, Fabio Gatti e Giovanni Bollini, insieme al commissario tecnico Giorgio Vacchetto, il cosiddetto Team Italia della FIPAP, che alla 10ª edizione dei campionati del mondo organizzati dalla CGB, la Federazione Internazionale degli Sport Sferistici, si sono giocati nelle settimane scorse nella regione di Valencia, ad Alzira, ha vinto la medaglia d'argento nel gioco internazionale, una delle discipline presenti nelle rassegne iridate. Domani la nazionale azzurra della FIPAP sarà premiata nel grattacielo della regione Piemonte dal presidente Alberto Cirio. Naturalmente vi daremo poi tutte le notizie sul nostro sito www.losferisterio.it, ci sarà presente anche il nostro Luca Giaccone che metterà poi naturalmente foto e dichiarazioni sul nostro sito www.losferisterio.it, troverete poi anche le foto sui nostri social, vi invito a seguire sia la pagina Facebook che naturalmente sto batti e ribatti, alla fine la spunta Rosso con una caccia lassù in cima, dicevo naturalmente sui social, il profilo Instagram e poi seguite naturalmente anche tutto quanto capita nel mondo della pallapugno attraverso la nostra app che potete scaricare gratuitamente su entrambe le piattaforme, sia quella per Apple e sia il Play Store per Android. Levratto chiede la palla a Dutto, si toglie Panero e fa bene perché riesce a spingere bene giù la palla e mettere una caccia qui sui 10 metri. Situazione 7-3, il vantaggio della Bormidese con Ceva, credo abbiamo messo tutte e quattro le cacce perché siamo sullo 0-0 per quanto riguarda i 15. La battuta di Dutto, Levratto, corre avanti Dutto, Bacino, ci prova col sinistro Panero ma non basta, 15-0 per Ceva. La battuta di Dutto, la caccia è poco oltre la metà campo, commette fallo il capitano della Bormidese che permette alla formazione del Ceva di andare in vantaggio 30-0. La battuta di Dutto, battuta molto alta, profonda, al volo Levratto e questa volta pallonetto di Levratto sopra la testa di Dutto che doveva per forza correre avanti per andare a conquistare una caccia che era veramente quasi impossibile da raggiungere, così è stato. Giocato bene Matteo Levratto che porta in vantaggio così il Ceva 40-0, adesso caccia sui 10 metri per la Bormidese che può tenere in piedi questo gioco.
la battuta di Dutto, volo levrato, ferma Danilo Mattiauda, terzino al muro, tiene in piedi il gioco la Bormidese, 40-15 per Ceva. Andiamo a dare uno sguardo anche ai terzini al muro, partendo proprio dal terzino al muro padrone di casa, quello che ha fermato il pallone proprio adesso, Danilo Mattiauda. Compirà 26 anni il prossimo 14 di novembre, anche lui scorpione. Mentre il terzino al muro del Ceva è Franco Rosso, ha compiuto 37 anni a gennaio. Stavo guardando chi era il... oggi il più, sicuramente il più esperto in campo è Paolo Pizzorno, classe 1973. 40-15 invece in questo undicesimo gioco il vantaggio del Ceva sulla Bormidese. Abbiamo piazzato una caccia, ce l'andiamo a giocare. È sulla metà campo, la battuta è quella di Levratto. Ben battuto questo pallone, la palla tocca scendendo il muro. Si salva tutto, ancora Levratto che gioca molto bene questo pallone. E conquista questo gioco. E quindi andamento dei giochi che vede il ritorno in campo nel secondo tempo. 5-0, 5-2, 6-2 a fine primo tempo. 6-2, poi 7-2 e adesso due giochi di fila per Ceva che si porta a 4 e adesso Dutto e i compagni non possono più scherzare, devono assolutamente chiudere partita. Seguiamo la battuta di Levratto che non passa la metà campo e quindi anche questo gioco comincia con un 15-0 per i padroni di casa e con un fallo di Levratto. Credo forse quasi tutti i giochi sono cominciati così, mi dispiace, non me ne voglia Matteo Levratto. L'unico veramente padrone di casa, perché lui è proprio originario di Bormida, cresciuto, nato e cresciuto in questo sferisterio. La battuta di Levratto, ricaccia tutto. Palla che va ad attaccarsi alla rete, anzi la tocca, Levratto, palla che tocca la rete, ancora buona, ancora da giocare, corre avanti tutto, volo Levratto, Panero, bacino. Ancora Panero, Gagliano ci mette una manata e mette una buona caccia sugli 80 metri. Bravo Pietro Gagliano. Altra battuta del capitano del Ceva, palla molto ben battuta, ricaccia Panero, molto bello anche il ricaccio di Panero e poi sbaglia Levratto. 30-0 per Bormida. La battuta di Levratto, volo Panero, no, non ci sta Panero, scappa via, ricaccia quindi tutto e poi Franco Rosso, gran pallone del terzino al muro del Ceva che manda la palla sul fondo e segna un 15 dal tabellone, sul tabellone della parte rossa, 30-15 per la Bormidese. Battuta di Levratto, volo Panero, Gagliano, Pizzorno
e altra intra di Rosso, la seconda, secondo fondo campo di Franco Rosso, 30 pari. Battuta di Levratto, in campo, ricaccia Panero, caccia sui 35 metri, c'è il cambio di campo. La caccia sui 35 metri, la battuta di Dutto, battuta profonda del capitano della Bormidese, ricaccia Levratto, Dutto dai 20 metri, spinge giù la palla, sempre verso il largo, bacino. Corre avanti Dutto e di lì può fare veramente male la palla, ci sta ancora bacino, però alla fine la spunta la squadra di casa, il capitano di casa, andando a prendere una caccia che era lassù in cima, quasi intra prima per Dutto e poi però è riuscito comunque a conquistare questo 15 che permette alla formazione della Bormidese di andare in vantaggio 40-30 e adesso abbiamo la caccia sui 35 metri. La battuta di Dutto. Volo Levratto. Ci sta il doppio Pizzorno, gioco per la Bormidese, quindi nel secondo tempo abbiamo giocato già 4 giochi, il primo della Bormidese, secondo e il terzo per Ceva e il quarto adesso nuovamente per la Bormidese, 2 giochi a testa che permettono però con il fieno in cascina messo nella prima parte dell'incontro con chiuso 6-2 dalla Bormidese, permette adesso alla Bormidese di essere in vantaggio 8-4. Ad un passo dalla vittoria. Comincia il 13° gioco, ricaccia Dutto, ricaccia Rosso, ancora Dutto che abbassa il pallone, ferma sempre Dutto sui 40 metri. Bravo Dutto in questo caso che non ha fatto una battuta brillante in quanto è stata ricacciata dal terzino, quindi da Franco Rosso, quindi non era molto profonda. E quindi trovandosi poi in difficoltà con il pallone carico è riuscito però con il suo mancino insidioso ad abbassare questo pallone sul quale i giocatori del Ceva non hanno potuto fare altro che fermarlo dopo il secondo rimbalzo e mettere una caccia sui 37-38 metri. Ancora una battuta di Dutto a largo, ben battuto questo pallone, ricaccia Levratto, la palla rimane in campo dai 10 metri, ancora Dutto al salto, la palla che andrà ad attaccarsi al muro, ci sta ancora Levratto, Panero e la palla che vola sul tetto della struttura che c'è proprio al fondo del campo, all'inizio, dipende dai punti di vista, per noi al fondo del campo, un 15 diretto per la Bormidese che conduce 15-0. Una caccia messa, ancora Dutto in battuta. Si gioca da 1 ora e 48 minuti, lo sferisterio di Bormida, partita che vale la 6ª giornata del campionato italiano Serie A Banca d'Alba. La battuta di Dutto. Ricaccia Rosso, palla molto alta, palla che resta, la deve colpire al salto, corre avanti Dutto, ben slanciato, la spinge lassù in cima, si salva ancora, no, grandissimo pallone di Davide Dutto. Se l'è studiato nei minimi particolari questo pallone, ha avuto tutto il tempo per inquadrarlo nella sua telecamera mentale e portarsi con il suo pugno, con il suo mancino lì vicino al muro a spingere la palla direttamente sul fondo che vale un 30-0 per la Bormidese. Una caccia già piazzata, vediamo se andremo a piazzare anche la seconda. Bormidese ad un passo dalla vittoria, vi ricordo che questa giornata si completerà domani sera a Canale, si giocherà il recupero della partita non giocata oggi tra la Canalese e il Corte Emilia, domani sera alle 20:30. Comincerà però intanto anche doppio Pizzorno, quindi caccia sui 55-56 metri, 2-15,
separano i bianco-blu di casa dal quarto punto della stagione. Su 6 partite giocate, la battuta di Levratto, fallo, 40-0. E adesso abbiamo una caccia sui piedi, praticamente, no, proprio sui piedi no, ma favorevole alla Bormidese, che può chiudere qui le ostilità dopo 1:50. Sferisterio di Bormida, vediamo se sarà l'ultimo fischio prima del triplice dell'arbitro Pierabasso. Direi di sì, perché sbaglia completamente la battuta Matteo Levratto e la partita finisce qui. Partita diretta da Pierabasso con Sergio Giovanni Olivieri. La formazione della Bormidese batte 9-4 la Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva, conquistando così il quarto punto della stagione 2023 di Pallapugno. 1:50 è durato il complessivamente l'incontro, compreso naturalmente i 10 minuti di riposo tra il primo e il secondo tempo. Ceva che invece rimane in coda alla classifica con un punto.